Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con il New Game Plus di The Surge 2. Riprendiamo la nostra partita da dove ci siamo fermati. Siamo qui in cima alla Grande Muraglia e dobbiamo affrontare Eli per l'ultima volta. Prima di iniziare il video volevo farvi vedere i miglioramenti che ho apportato all'esoscheletro. Ho equipaggiato l'esoscheletro Cerbero per questo scontro. Poi ho potenziato questa lancia di Fratello Truman, che fa anche un danno elettrico, anche se non credo ci aiuterà tanto contro il boss, però vorrei provarlo. Ho modificato qualche impianto, ho tolto gli impianti che aumentavano la difesa e l'attacco durante le parate, perché contro questo boss non credo che riuscirò a fare moltissime parate. Nella prima run mi ha messo un po' in difficoltà. Ho messo degli altri impianti abbastanza utili, questo qui che aumenta la quantità di energia ottenuta attraverso gli attacchi riusciti, e ho messo anche questo amplificatore tattile che aumenta la velocità d'attacco e l'aumento di energia quando impugni uno dei seguenti tipi di arma, e appunto c'è anche la lancia tra le armi. Ho messo questo iniettabile che ho potenziato anche a livello 10, questo shunt adrenalinico che utilizzando una batteria dà l'impressione che i nemici si muovano più lentamente. L'avevamo provato durante la prima run e vorrei provare ad utilizzarlo proprio contro l'arcangelo Eli per ridurre un po' la sua velocità di movimento. Poi gli altri impianti sempre uguali, forse a parte questo. No, l'adrenalizzatore di batteria l'avevo lasciato e anche questo shunt muscolare critico che ci aiuta quando la salute è bassa. Ho utilizzato tutta l'energia disponibile, è rimasto uno slot per impianto vuoto, però pazienza. Ho livellato un po' perché per potenziare l'arma e l'esoscheletro ho fatto qualche giro qui dai nemici con l'attrezzatura di livello 20, da questi nemici con l'attrezzatura Tecnogenesi. Con gli scarti che mi hanno lasciato ho portato il nostro livello a 135 e ho ancora qualche punto da assegnare. E quindi forse posso livellare ancora una volta. Andiamo tutta salute, va? Così abbiamo un bel po' di salute, resistenza è comunque alta e abbiamo anche una buona efficienza della batteria con 5 slot per la batteria. Ho caricato anche tutti gli iniettabili, distruggendo i nemici della zona ho portato a 9 le precariche dell'iniettabile per la salute, già a 9 anche questo shunt adrenalinico. E poi anche a 9 cariche il rigeneratore. Quindi adesso proviamo ad affrontare Eli. Questo è l'epilogo della serie. Vorrei provare, oltre che a sconfiggerlo, anche ad ottenere la sua arma segreta, la versione 2.0 della Grande Lama dell'Arcangelo. E quindi voglio aggiungere anche questa sfida allo scontro. E per ottenerla bisognerà distruggere tutte le parti corazzate dell'arcangelo, quindi distruggere le corazze della testa, delle braccia, del corpo centrale e delle gambe prima della fine dello scontro. Una volta terminato lo scontro, sceglierò questa volta l'altro finale, così vedremo anche che cosa cambia. E una volta sbloccato anche il trofeo del finale, dovrebbe mancare soltanto il platino, quindi dovremmo aver finito. Proviamo. Io ho fatto anche un salvataggio di backup prima di iniziare la registrazione, nel caso in cui le cose dovessero andare male. Adesso qua probabilmente ci sarà. C'è quel nemico che hanno messo in più. Ok, vediamo se riesco a prenderlo o no.
Niente, devo distruggerlo per forza. Ok, si è sbloccato finalmente. Proviamo. Too late, warrior. Nothing can stop me now. With Athena's power, I can bend reality to my will. All allora, hail, Eli. eccoci qua. The spark incarnate. Provo subito ad utilizzare lo shunt adrenalinico. Ci muoviamo un po' più lentamente anche noi, però gli facciamo dei danni in più. Ok, gli ho distrutto le parti per la testa. Adesso il braccio. Basta, basta. Adesso l'altro braccio. Ok, corpo centrale. Adesso le gambe.
Basta. Adesso l'altra gamba. Via. Dove te ne vai? Allora, a questo punto gli abbiamo distrutto tutte quante le parti corazzate, bisogna soltanto distruggerlo. Eccolo qua. Mi spiace Eli, purtroppo questa volta non possiamo avere pietà. Durante la prima run ho scelto il secondo finale, tutti meritano una seconda possibilità perfino tu. Questa volta avrò meno pietà e no, sarò il tuo boia. In questo modo sbloccheremo l'ultimo trofeo e a seguire anche il platino. Thank you so much. You never stopped fighting. Never stopped believing. I always knew you'd save me. But now, it's time to look ahead. I can look right into your heart. I know what the reward you desire so much is. You treasure power over everything. With great determination, you forged ahead, undeterred and ever focused. Deep inside, you have always been part of the swarm. And now, you'll become its loyal guardian. Wow. Che sguardo magnetico. You're asking the wrong question. Being made by humans, machines will never be pure. They will always carry their heritage. Ed ecco anche l'ultimo trofeo. Abbiamo concluso The Surge 2 per la seconda volta e sbloccato tutti i trofei, incluso anche il platino. Io mi fermo qui ragazzi con questo video, spero che vi sia piaciuto. Abbiamo completato The Surge per la seconda volta, sbloccato tutti i trofei, incluso anche il platino. Mi ha fatto molto piacere portare questa serie sul canale, mi sono divertito con i vari gameplay, spero che siano piaciuti anche a voi. Con questo video si conclude la serie su The Surge 2, quindi prossimamente arriveranno nuovi video sul canale, vi invito a rimanere sintonizzati. Grazie ancora e alla prossima!